Quando si parte? Faremo la sperimentazione della settimana prossima, da lunedì a martedì, metteremo una rotonda per il momento senza spostare le infrastrutture che esistono, però già progettando la possibilità al limite di allargarla leggermente, facendo degli interventi anche sulle attuali infrastrutture, vuol dire sui marciapiedi. Quanto durerà la sperimentazione della rotatoria? Penso che la faremo durare qualche mese. Poi la città metropolitana si è presa l'impegno di completare questa nel giro del fine anno, inizio 2023, compresa quella su dalla Basco, quella sul ponte di Caperana. Tornerà in funzione il semaforo alla Terni di Corso Risorgimento? Il semaforo all'uscita di via Divisione Coduri verso via 4 novembre verrà ripreso, verrà impostato, perché indubbiamente l'uscita da San Salvatore, l'entrata a San Salvatore in quell'incrocio non è facile, va regolamentata. Verrà certamente anche quello sperimentato all'interno di questa rotatoria. Per quanto riguarda il lavoro che c'era invece nel sottosuolo, siamo un po' alle battute finali? Siamo alle battute finali, abbiamo creato questo canale da 2x2 che va direttamente al fiume, che va a riprendere un vecchio canale, un canale che avevamo fatto negli anni passati da 1,60 m per 1,60 m, ed è stato fatto questo grande lavoro che certamente mette in sicurezza via Divisione Coduri o comunque il centro abitato di San Salvatore, e naturalmente ci sarà da rivedere qualche caditoia. D'altra parte le caditoie sono una cosa molto interessante, ma si sporcano facilmente e di conseguenza bisogna trovare il modo anche che non si intasino. Faremo un ragionamento magari con qualche tipo di caditoia attuale, un po' più moderna, che ha cosiddetta bocca di lupo, in modo tale che non si fermi la carta o comunque le foglie, e di conseguenza dovremmo risolvere anche questo problema a breve.